Ciao a tutte e ben ritrovate nel canale del Filo Rosso. Nel video tutorial di oggi vedremo come realizzare questo sofficissimo pull che è molto molto semplice da realizzare. L'unico punto insomma un pochino più impegnativo è il collo, ma se mi seguirete passo passo vedrete appunto che sarà un gioco da ragazzi proprio realizzarlo. È un maglione molto di tendenza, diciamo che quest'anno proprio ha spopolato e mi è venuta così l'idea di realizzarlo perché mia figlia me l'ha chiesto, un maglione appunto molto giovane, molto appunto di moda, ma che può essere portato insomma sia con un jeans sportivo, ma anche con un pantalone insomma con la riga a palazzo e anche con dei vestitini perché come vedremo è molto ampio e soffice, quindi insomma poi l'uso che ne farete lo deciderete voi. Vi faccio vedere degli esempi, appunto li vediamo esposti nelle vetrine, pubblicizzati in internet in più colori, questi maglioncini con questa lavorazione a coste e veramente sono molto versatili. Vediamo subito l'occorrente per realizzare questo maglioncino. Io ho usato 6 gomitoli di Kid Silk color panna. E questo gomitolo è un gomitolo da 25 grammi e circa 210 metri. Ho utilizzato anche questa volta il drop, ma naturalmente potete scegliere qualsiasi tipo di Kid Silk che abbia questo peso, 25 grammi e metraggio, quindi 210 metri circa. Ho lavorato appunto il Kid Silk assieme a un filo soltanto di lana merino extra fine. Nel mio caso, questo è quello che mi è rimasto in avanzo di una matassa, me ne sarà necessaria una matassa e io vi faccio vedere, ho utilizzato questa di Sesi, adesso ve la faccio vedere in un altro colore ed è l'extra fine. Ma va benissimo anche se mi abbinate per esempio un filato sempre sottile come potrebbe essere questo, l'Este di Drop, che adesso però mi sembra sia fuori produzione. Insomma, qualsiasi filato di merino sottile ne trovate anche spesso nei negozi di filati in rocca e quindi vi basterà soltanto all'incirca sui 1000 metri di filato. Questo perché ho abbinato questi due filati, perché il Kid Silk da solo è veramente molto molto sottile e lavorato da solo dà un effetto troppo velato per questo maglioncino. Però già abbinandolo a un filo solo di merino extra fine, dava appunto mi ha dato la consistenza che volevo. Anche perché appunto per questo maglione necessita di un filato molto molto leggero e soffice e poi come sapete, io adoro il Kid Silk e mi piacciono delle lavorazioni che siano leggerissime addosso e calde. Allora, io ho utilizzato quindi 6 gomitoli di Kid Silk per realizzare una taglia M e una matassa appunto di Sesia extra fine. Dopodiché avremo bisogno di un uncinetto del numero 4. Come al solito, sempre di un paio di forbicine, dei marker, l'ago da lana per nascondere le codine e un metro per prendere le nostre misure. Vediamo un po' come sviluppare la nostra lavorazione. Il maglioncino sono partita a realizzarlo da un fianco, quindi si inizia la lavorazione partendo dal fianco, lavorandolo fino alla spalla con giri di andata e di ritorno. Io ho lavorato con delle mezze maglie alte in costa dietro. E per creare questo bordino più sottile ho lavorato a maglie basse perché appunto poi è bello che ci sia il bordino, diciamo che si vada leggermente a restringere. Passo passo poi vedremo come lavorare un pezzo creando la spalla e poi con delle diminuzioni creare appunto questo scollo e creare appunto poi risalendo l'altra parte della spalla. E terminando appunto con l'altro fianco. La parte del dritto del lavoro e della schiena sono due pannelli assolutamente identici. Una volta realizzati i nostri pannelli, passo alla lavorazione delle maniche e che poi andrò a cucire qua sotto, vedrete una volta montate nel contorno, prima la cucitura la farò sulle spalle, poi applicherò le maniche qui al lato e alla fine completerò con la cucitura
di tutta la manica e poi del fianco. Per la manica si lavora sempre con giri di andata e di ritorno, in questo verso, sempre perché è una lavorazione a coste. E nella parte finale i polsini io li ho lavorati con delle maglie bassissime perché appunto volevo ottenere direttamente il restringimento del polsino applicando questa lavorazione. Io ho un polsino molto stretto, però è un polsino questo molto elastico e chi lo volesse più largo può realizzarlo invece che a maglie bassissime, può realizzarlo a maglie basse, però trovo che la lavorazione, cioè comunque guardate, è molto elastico, è molto ampio. In un primo momento lavorandolo sembra davvero stretto, invece poi vi assicuro che la lavorazione cede parecchio e quindi la mano ci passa tranquillamente. Quindi guardate, la circonferenza è bella ampia. Una volta che abbiamo assemblato il nostro davanti e dietro, cucendolo dalle spalle e unito le maniche, passerò alla lavorazione dello scontornamento dello scollo e andrò a creare con delle maglie bassissime, il mio collo e vi farò vedere poi strada facendo come, assemblare il tutto. Il punto un po' più critico è il collo, però, come vi dirò più avanti, per chi ha le prime armi e non se la sente magari di realizzare subito questa lavorazione, può sempre procedere alla lavorazione lavorando direttamente circolarmente, facendo il bordino e prendendo appunto come riferimento il video tutorial di maglia a goccia d'oro e quindi lavorando con delle maglie in costa davanti e in costa dietro che creano comunque questo bellissimo effetto a rilievo che ricorda anche la lavorazione a ferri del punto coste e ritorte. Quindi poi deciderete insomma voi in base al vostro gusto e alla vostra abilità come rifinire poi il collo. Vediamo un po' di misure. Il maglioncino è bello portato comodo e abbondante. Per una taglia M, la mia base, la mia larghezza, diciamo, misura nel punto, diciamo, più centrale, misura 57 cm. La lavorazione qui alla base si restringe un pochino perché abbiamo visto che ho lavorato a maglie basse, quindi è leggermente più ristretta. E quindi qui abbiamo un 49 centimetri, però come vedete il tutto è molto elastico e molto morbido. L'altezza del maglioncino dalla spalla, dal punto della spalla alla base, misura 47 centimetri. Non è molto lungo perché appunto mia figlia, come vedete dalle foto, lo voleva a mezzo fianco per portarlo con i jeans a vita alta e quindi eventualmente non resta altro che fare lo scollo tale e quale a me e per chi lo volesse un pochino più lungo, aumentare soltanto il numero dei giri di maglie di un paio di centimetri. E per ogni taglia andrete eventualmente ad ingrandire la taglia con 2 cm in più o in meno rispetto a quella che ho lavorato io. Per la manica per questo pull è bella portata, come avete visto, molto molto ampia e la lunghezza dalla base appunto della cucitura fino alla fine del polsino è di 47 cm. Il polsino misura 3 centimetri. Invece l'altezza del collo è 5 centimetri e anche qui appunto eventualmente potete fare, se volete un collo alto, qualche maglia in più o un collo più piccolino, basterà diminuire il numero di maglie appunto che vi indicherò. Mi sono dimenticata di dire la manica, ovviamente piegata a metà e cucita 20 cm, quindi aperta tutta la manica che noi lavoreremo per 40 cm di circonferenza. Comunque adesso strada facendo vedremo la lavorazione passo passo, non vi preoccupate di niente e vi darò appunto tutti i dettagli. Vi faccio vedere lo schemino con il disegno e le misure, anche la spalla era una misura che mi ero dimenticata di darvi, quindi da prima del collo
alla fine della spalla ho 19 centimetri. Io ho realizzato il mio lavoro per una taglia M. Quindi, ed ho utilizzato l'uncinetto del numero 4. Questo qui è lo schemino con le misure. Per chi volesse realizzare appunto una taglia più piccola, non farà altro che diminuire di 1-2 centimetri le misure che io ho dato e fare altrettanto pure appunto con le taglie più grandi, quindi aumentate di un paio di centimetri nella lunghezza, nella larghezza per ogni taglia in più. Con l'uncinetto del numero 4, quindi prendo entrambi i filati, quello di mohair e l'extra fine, quindi li unisco, sono tutti e due molto sottili, vedete? Unisco i miei filati, faccio l'asola, ecco qui, e monto una catenella di 85 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ho realizzato 85 maglie, 85 catenelle, ne effettuo un'altra, quindi siamo 86. Entro nella seconda catenella, quindi una, due, ed effettuo una maglia bassa. Lavoro altre 4 maglie basse per un totale di 5. Quindi una, l'ho già realizzata, 2, 3, 4 e 5. Questo sarà la base della mia maglia, è praticamente il pezzettino che formerà appunto la base, poi io quando lo posizionerò in verticale sarà la base della mia maglia. Ora procedo con la lavorazione fino alla fine a mezze maglie alte, quindi filo sull'uncinetto e in ogni maglia di base sottostante realizzo una lavorazione a mezze maglie alte. Mi raccomando la tensione del lavoro che deve essere regolare perché i fili appunto sono molto sottili e quindi non vado a tirare il mio lavoro, ma lavoro in modo regolare. È abbastanza morbido, quindi procedo fino alla fine lavorando a mezze maglie alte. Sto completando il mio giro, lavoro l'ultima mezza maglia alta, faccio ed ho concluso il mio giro. Terminato, faccio 2 catenelle, giro il mio lavoro e procedo la lavorazione a mezze maglie alte, però le vado ad effettuare in costa dietro. Allora, queste sono le 2 catenelle che io ho fatto per alzarmi. Faccio vedere più da vicino. Quindi le 2 catenelle non le considero, ma vado nella terza catenella, quindi 1, 2, 3, che però si trova posizionata qui dietro, perché io adesso vado a procedere la lavorazione, fare la lavorazione a maglie basse, a maglie mezze maglie alte in costa dietro. Quindi vado a prendere soltanto questa maglia qui dietro. Realizzo la prima mezza maglia alta e adesso, vedete, vado a lavorare, quindi prendo il mio lavoro, lo posiziono così e vado a lavorare la costina dietro della maglia. In questo modo. Lavorando così ottengo questa costa, vedete in avanti, che posizionata in verticale simula la costa inglese. Quindi procedo la lavorazione del giro a mezze maglie alte in costa dietro
tanto che non trovo le ultime 5 maglie basse che vado a lavorare sempre a maglia bassa, però in costa dietro. Quindi ci vediamo ora. Vi lascio procedere così e ci vediamo alla fine del giro. Ho quasi completato il mio giro, vedete, io ho posizionato un marker nella quintultima maglia, quindi 1, 2, 3, 4, 5, perché devo ricordarmi appunto che queste ultime 5 maglie del giro le devo lavorare a maglie basse, non a mezze maglie alte. Quindi vedete, continuo la lavorazione a mezze maglie alte fin tanto che io non trovo il mio marker. A questo punto lo vado a togliere e lavoro le ultime 5 maglie che mi trovo, 1, 2, 3, 4, 5, lavoro a maglia bassa però sempre prendendo la costa dietro. Quindi qui dietro lavoro a maglia bassa, 1, 2, 3, 4 e 5. A questo punto faccio una catenella per girare il mio lavoro, posiziono sempre l'uncinetto nella costa dietro perché lavoro sempre in costa dietro, quindi prendendo questa costina qui e lavoro 5 maglie basse in costa dietro, una, due, tre, 4 e 5. Se preferite, per ricordare, posizionate ora il marker per ricordarvi che poi nel giro di ritorno queste 5 maglie le dovrete lavorare in costa però basse, non mezze maglie alte, ed ora riparto con la lavorazione a mezze maglie alte lavorate in costa dietro. Una, due, e saranno quindi 5 maglie basse lavorate in costa dietro e 80 mezze maglie alte lavorate sempre in costa dietro. Vedete che si viene a formare quindi la costina qui davanti. Lavorate quindi sempre in questo modo, sempre in costa dietro, vedete, a mezze maglie alte. Questo è l'effetto che si viene a formare. Io ho lavorato appunto per qualche giro, adesso con giri di andata e di ritorno, e dovrete pertanto lavorare sempre a mezze maglie alte in costina dietro. E poi quando arrivate alla fine del giro andrete a lavorare le ultime 5 maglie, sempre in costa dietro, però andrete a lavorarmi delle maglie basse. Una catenella per alzarvi, girate il lavoro, andrete a lavorare le 5 maglie basse in costa dietro fino appunto al marker che delimita appunto le 5 maglie che dovete lavorare e poi sempre in costa dietro andremo a lavorare delle mezze maglie alte con giri di andata e di ritorno. Ho lavorato per 22 giri in andata e in ritorno. Vedete, questa è la base della mia maglia. Questo è il 23esimo giro di lavorazione che sto effettuando e mi fermo con la lavorazione al 23esimo giro con la lavorazione a mezze maglie alte, lasciando in sospese le ultime 13 maglie perché devo andare a creare lo scollo della mia maglia. Faccio vedere l'altro pannello che ho già completato. Vedete, in poche parole, la maglia è questa. Quindi questa è la base della mia maglia e questo è il bordino delle 5 maglie basse e la lavorazione che poi io vado appunto a mettere in verticale quando la indosso. Io a questo punto del lavoro sono arrivata qui e quindi adesso andrò a creare questo scanso. Questa qui è la mia spalla e dovrò creare lo scollo
in questo modo, quindi vediamo con qualche passaggio adesso come andare a fare questa scollatura per poi lavorare un altro pezzo in dritto di mezze maglie alte e poi andare a riprendere la lavorazione per creare l'altra spalla. Quindi, come vi ho detto, sono al 23° giro, ho lavorato nella base le 5 maglie basse e poi ho lavorato a mezza maglia alta, arrivo qui ma non proseguo fino alla fine del giro e lascio in sospeso 13 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 maglie. Questo pezzettino qui in centimetri misura, ecco qui, 7 centimetri, quindi eventualmente se voi utilizzate appunto un altro filato, questo pezzettino di scollo misura 7 centimetri. Ora cosa faccio? Mi alzo con una catenella, giro il mio lavoro ed effettuo una maglia bassa in costa nella seconda catenella, perché questa è la catenella che ho realizzato per alzarmi, e nella seconda, nella costina dietro, faccio una maglia bassa e poi proseguo la lavorazione a mezze maglie alte. Procedo quindi con la lavorazione fino alla fine del giro, dove, come abbiamo visto, incontro il marker, significa che vado a lavorare le 5 maglie basse alla fine di questo giro, 5 maglie basse sempre in costa dietro. Quindi una catenella per alzarmi, giro nuovamente il mio lavoro, completo con le 5 maglie basse sempre. E 5. Riposiziono il mio marker. Inizio nuovamente la mia lavorazione a mezze maglie alte, sempre in costa dietro, e quindi ritorno indietro. Quasi completato tutto il mio giro, vedete, mi trovo qui dove c'è la spalla e dove ho fatto la maglia bassa e poi ho ripreso la lavorazione a mezze maglie alte. E mi fermo un pochino prima della fine. Devo lasciare libera la maglia bassa che ho fatto finale. E quindi che cosa faccio? Lavoro una mezza maglia alta nella terz'ultima maglia e lavoro nella penultima maglia del giro una maglia bassa in questo modo. Quindi, come vedete, ho lasciato un piccolo gradino qui. Ora giro il mio lavoro sulla maglia bassa, effettuo una maglia bassissima in questo modo e un'altra maglia bassissima posizionandomi sulla seconda maglia che è quella mezza maglia alta. Quindi mi alzo con 2 catenelle, rientro e faccio una mezza maglia alta e procedo la lavorazione a mezze maglie alte in questo modo. Così vado a formare un piccolo, diciamo, scollo della maglia. E procedo a lavorare tutto il mio giro fino a che poi arrivo qui, realizzo le 5 maglie basse, mi giro e ritorno indietro con la lavorazione.
Quindi ho quasi completato il mio giro, tolgo il mio marker ed effettuo le mie maglie basse lavorate in costa dietro. Giro il mio lavoro, mi alzo con una catenella, lavoro le mie 5 maglie basse in costa dietro. Posiziono il mio marker e proseguo la lavorazione con le mezze maglie alte in costa dietro. Termino ora il mio giro, concludendo con una mezza maglia alta sulla penultima maglia sottostante, che è una mezza maglia alta, e un'altra mezza maglia alta sulla maglia bassa sottostante. Ora mi alzo con 2 catenelle e procedo la lavorazione con giri di andata e di ritorno come abbiamo fatto nella prima parte della maglia, quindi lavorando per un altro pezzo a mezze maglie alte per tutto il giro, quindi a mezze maglie alte fino alla fine, poi qui le 5 maglie basse, giro e lavoro sempre le 5 maglie basse in costa e poi sempre a mezze maglie alte fino alla fine e lavoriamo un pezzo in questo modo. Vedete che abbiamo così formato la nostra scollatura del nostro maglioncino. Vi faccio vedere il risultato della lavorazione dopo un pochino di giri. Allora, i giri di andata e ritorno, questa è la spalla, vedete, questo è lo scollo che abbiamo creato e questo è il pezzo che abbiamo lavorato a mezze maglie alte con giri di andata e di ritorno. Questa sarà la base del mio maglioncino. Allora, facendo un pochino di calcoli, così vi dico per quanto ho lavorato, qui ho messo un marker perché 1, 2, 3 sono i giri che hanno determinato lo scollo e vi dico esattamente dalla base, quindi da qui, dal primo giro dello scollo, finora quanti giri ho lavorato. Allora, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 giri. 17 giri partendo da qui, dalla base praticamente. Da qui in su. Quindi sono 3 giri che io ho impiegato creando appunto il gradino che abbiamo visto all'inizio e 14 giri che io ho lavorato in linea con andata di ritorno lavorando dritto. Ora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a creare lo scollo da questa parte. Vi faccio vedere. Questo è l'altro pannello che ho realizzato. Questo è lo scollo. Quindi ora io devo andare a fare lo scollo e lavorare a specchio. Vedete, questa è la prima parte che di qua ho già lavorato. Adesso devo risalire e creare l'altra spalla e quindi andrò con 3 giri a fare appunto questa, a creare questa curvatura e dovremo fare la stessa cosa che abbiamo fatto qui alla base, soltanto che l'andremo a lavorare a specchio. Vediamo ora come. Quindi riprendo la mia lavorazione, eseguo 2 catenelle, 1, 2, giro il mio lavoro. E vado a lavorare sulla seconda catenella una maglia bassa e poi riprendo la lavorazione a mezze maglie alte in costa dietro. E lavoro fino alla base della maglia.
Quindi vedete che ho lavorato fino alla base della maglia, torno indietro con la lavorazione, eseguendo sulla base le 5 maglie basse, e 5, rimetto il mio marker che è andato a finire qui e riprendo la lavorazione. Vedete dalla base fino a risalire qui e ci vediamo a questo punto, quindi riprendiamo la lavorazione a mezze maglie alte fino alla fine del giro. Una volta che sono arrivata alla fine del giro, vedete, ho lavorato a mezze maglie alte, qui ho la maglia bassa che ho fatto prima. Lavoro una mezza maglia alta sopra la maglia bassa, quindi in costa, in questo modo, e faccio la stessa cosa che ho fatto prima. Faccio 2 catenelle, giro il mio lavoro in questo modo e sulla seconda catenella, quindi la prima, la seconda, realizzo una maglia bassa e poi proseguo con la lavorazione a mezze maglie alte e completo tutto questo giro. Alla fine di questo giro cambio il verso di lavorazione e ci vediamo alla fine appunto del secondo giro di lavorazione. Quindi lavoro ancora questo giro fino alla base della mia maglia. Mi giro effettuando le 5 maglie basse e poi risalgo lavorando sempre a mezze maglie alte in costa e vediamo appunto come salire con l'ultima parte dello scollo. Ecco qui ho lavorato le mie maglie alte fino alla fine del giro e vedete l'ultima maglia, scusate, mezza maglia alta l'ho lavorata sopra alla maglia bassa che prima abbiamo costruito. Ed ora vado a fare un ultimo giro creando sempre le mie 2 catenelle, girando il mio lavoro ed effettuando qui una maglia bassa e lavorando poi a mezze maglie alte. Nel giro poi, adesso noi terminiamo tutto questo giro fino alla fine, lavorando le 5 maglie basse della base. Giriamo il nostro lavoro e ritorniamo indietro fino a qui e vediamo come continuare perché poi nel prossimo giro dovremo andare a realizzare l'altra spalla e quindi dovremo creare delle catenelle appunto per andare a lavorare, vedete, l'altro pezzo, questo. Quindi adesso completate tranquillamente questo giro fino alla base dove realizzate le 5 maglie basse, tornate indietro, quindi girate di nuovo il lavoro, lavorate di nuovo le 5 maglie basse e tutta la riga nuovamente a mezze maglie alte e ci vediamo poi qui dove andremo ad alzarci con la parte della spalla. Ho quasi terminato il mio giro dello scollo. E quindi lavoro le mie ultime 2 mezze maglie alte, la penultima mezza maglia alta sopra la mezza maglia alta e l'ultima sopra alla maglia bassa. Ora devo andare a creare altre 13 mezze maglie alte perché vedete, devo andare a realizzare il pezzo di spalla. Quindi ho due possibilità. O qui alla base della maglia bassa mi aggancio con una catenella che creo di 13 maglie con del filo e quindi attacco la catenella qui alla base nascondendo il filo e poi proseguo la lavorazione di 13 mezze maglie alte, oppure con il metodo che conosciamo che vi avevo fatto vedere anche per altre maglie che abbiamo lavorato assieme, filo sull'uncinetto, mi aggancio alla base, vedete qui, della maglia bassa, entro con l'uncinetto, porto fuori il filo
esco dalla prima asola e poi esco da tutte e due le asole. Vedete? E in questo modo adesso ho creato una mezza maglia alta. Rivediamo di nuovo assieme la seconda mezza maglia alta. Entro alla base qui della mezza maglia alta con l'uncinetto. Porto fuori il filo, vedete, in questo modo, quindi così ho creato la base della mezza maglia alta e poi porto fuori il filo da tutte e tre le maglie, ho creato la seconda mezza maglia alta. Lo rivediamo un'altra volta, creo la terza mezza maglia alta, quindi entro alla base della maglia, porto fuori il filo creando un'asola che sarà la base di questa maglia e porto fuori il filo da tutte e tre le asole. Ho creato così la terza maglia, mezza maglia alta. Procedo così nel mio caso per altre 10 volte, quindi in totale vado a creare 13 maglie. Ecco che io ho realizzato l'altra parte della spalla realizzando le mie 13 mezze maglie alte. Quindi ora faccio le 2 catenelle, giro il mio lavoro e procedo la mia lavorazione come abbiamo fatto sempre finora. Quindi adesso lavoro sempre a mezze maglie alte, incosta dietro, per tutte le catenelle, per tutte le maglie di base disponibili, tranne ovviamente quelle della base, dove vado a lavorare sempre incosta le 5 maglie basse. In totale ora dovrete avere 85 maglie di base, quindi le 5 maglie basse e le 80 mezze maglie alte, come avevamo appunto per la parte iniziale. Dovrete lavorare la spalla per 22 giri e quindi avere gli stessi giri che per l'altra spalla. Abbiamo completato così il nostro pannello. Dobbiamo realizzarne un altro esattamente uguale. Dopo aver realizzato i due pannelli del davanti e del dietro, mi occuperò della realizzazione delle maniche, che è semplicissima. Vi spiegherò soltanto come farle, perché comunque è molto molto facile. Si lavorano sempre così in orizzontale e poi la lavorazione naturalmente della manica sarà questa. E andremo a lavorare sempre con delle mezze maglie alte in costa dietro, come abbiamo visto finora, e con delle maglie bassissime per il polsino. Allora, ascoltatemi un attimo, io qui per il polsino ho realizzato delle maglie bassissime e ho fatto appunto questa prova. Per il mio caso vanno e per i giri appunto che adesso vi dico che ho effettuato vanno molto bene, perché io ho un polso molto piccolino, molto stretto, una circonferenza molto piccola e le maglie bassissime vanno bene per la mia circonferenza. Però appunto per chi ha un polso sono molto aderenti, vedete, quindi la vestibilità del polsino è molto stretta e aderente, però tranquillamente poi deve passarci appunto la mano quando infilate appunto nel polsino. Per chi non volesse appunto realizzare la parte del polsino a maglie bassissime, può realizzarla a maglie basse, magari lavorando tutta la parte della manica a mezza maglia alta con l'uncinetto del numero 4 e dedicandosi per il polsino alla lavorazione con l'uncinetto del 3,5 a maglia bassa. Se invece volete lavorare come me con lo stesso sistema la mia manica, lavorerete sempre con l'uncinetto del numero 4 e andrete a lavorare nel polsino delle maglie bassissime, che però mi raccomando le lavorerete in modo morbido, altrimenti la lavorazione diventa sia difficile che troppo, troppo stretta e compatta. Però come vedete anche a maglia bassissima la trovo molto bella ed è molto molto elastica comunque.
Allora, per realizzare questa manica, per appunto la taglia L, la manica vi dico che è bello portarla morbida, quindi che sia abbondante, dovete lavorare 86 mezze maglie alte, quindi andrete a montare 86 mezze maglie alte e 12 maglie bassissime o basse, come preferite, come deciderete, per il polsino. Quindi andrete a montare 86 maglie di base più 2, che sono quelle che vi servono poi per alzarvi e per girare. Mi lavorerete un totale di 74 mezze maglie alte e 12 maglie bassissime o maglie basse. Dovete realizzare due maniche perfettamente identiche. Ed ecco qua, le mie sono già pronte, come vedete. Quindi, ricapitolando, le maglie totali della manica che vado a lavorare sono 86, sono 74 mezze maglie alte e per il polsino 12 maglie bassissime. In totale io ho lavorato per 47 giri la mia manica. In centimetri di larghezza la mia manica è 38 centimetri circa. Però come vedete la manica è molto molto elastica, quindi comunque sono 38 centimetri, lasciando la lavorazione, che poi vedete tirandola diventano anche 39-40, quindi 47 giri. È una manica ampia e adatta appunto a questi tipi di maglioncini, quindi viene un po' morbida e rimborsata. La lunghezza invece della manica, poiché devo calcolare che poi la spalla del maglioncino scende un pochino. Come vedete nel bozzetto, la manica scende oltre la spalla, scusate, scende del corpo, scende oltre la spalla e quindi la manica non dovrò farla lunghissima. Io ho calcolato una lunghezza di 46-47 centimetri. Comunque la lavorazione è molto elastica. Una volta che io ho lavorato le mie maniche, come prima cosa vado a prendere i miei due pannelli, quello del davanti e quello del dietro, e li vado a sovrapporre. E per prima cosa andrò a cucire le mie spalle. Faccio in modo che qui dritto e rovescio è indifferente perché la lavorazione è pressoché identica. Comunque decidete quale la parte per voi preferite del dritto e quale del rovescio, mettete i due dritti in modo da farli combaciare e la parte del rovescio la lasciate qui all'esterno. Dopodiché con l'ago da lana andrete a farmi le cuciture dapprima nelle spalle. Poi una volta cucite le spalle, poi magari lo vediamo, andrò ad aprire così i pannelli che saranno cuciti. E andrò ad inserire le maniche, quindi devo andarmi a prendere la manica, che è questa. Vado a delimitare con un marker il centro e andrò a posizionare il mio marker sul centro esterno della spalla, vedete, e dovrò andare a fare l'altra cucitura. Quindi sovrappongo le mie spalle e con l'ago da lana inizio la cucitura. Io, vedete, lascio sempre a fine lavoro un pezzettino lungo di filo, non vado a tagliarlo vicino perché poi questo pezzettino di fine lavoro lo vado sempre ad utilizzare per effettuare le cuciture. Quindi piano piano avvicino le due spalle ed inizio ad effettuare con piccoli punti la cucitura, cercando di non tirare il filo. La cucitura deve essere sempre morbida, non troppo morbida, ma insomma neanche tirata. Se eventualmente avete piacere, potete pinzare il lavoro delle due spalle o fissarlo con dei marker oppure proprio mettere quelle pinze metalliche e fissare, cercando di far combaciare piano piano i punti della lavorazione, prendendo, se riuscite, le due costine più interne della lavorazione in questo modo.
Con questo sistema cucite tutte e due le spalle. Io ho assemblato tutti i pezzi del mio maglioncino, quindi ricapitolando, si andranno a cucire nella parte del rovescio prima le spalle, poi si apriranno i due pannelli sempre e si fisseranno le maniche, quindi andremo a distendere la nostra manica posizionando il centro della manica qui nella parte centrale della spalla, quella più esterna, con dei marker e andremo a fare le cuciture quindi dei due lati, del davanti e del dietro della nostra manica, e una volta appunto che avrò cucito tutto questo lato, andrò a completare la cucitura del sottomanica e poi dei fianchi del mio maglioncino in questo modo. Ed ora non ci resta che completare la lavorazione del nostro pull con il collo. Per il collo lavoro sempre con l'uncinetto del numero 4 e vado a lavorare però questa volta con 3 capi. La mia lavorazione la effettuerò con 3 capi, vedete? E precisamente utilizzerò uno di Kid Silk e due del merino extra fine, perché vado a dare un pochino più di consistenza alla mia rifinitura del collo. Quindi una volta effettuata la mia asola, monto 13 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e la tredicesima che è quella che mi serve per alzarmi. Effettuo una maglia bassissima all'interno di ogni catenella. Lavorerò il colletto come i polsini delle mie maniche a maglie bassissime, perché comunque la lavorazione resta un pochino più sostenuta rispetto a quella delle maglie basse in questo caso. E quindi evito che il collo si allarghi, si slambricci. E do più sostegno al collo della maglia. Quindi in totale lavoro tutte le mie 12 maglie bassissime. Completato il mio giro, mi alzo con una catenella, giro il mio lavoro e proseguo la lavorazione a maglie bassissime lavorando qui nella costina dietro. Quindi qui dietro. In questo modo, come abbiamo visto per i polsini. Procedo quindi con questa lavorazione con giri di andata e di ritorno a maglie bassissime. Vi faccio vedere un po', dopo un po' di giri, la lavorazione come si presenta. È veramente molto molto bella. Il punto è elastico, vedete? Sembra una lavorazione fatta ai ferri. Potete anche deciderla comunque di lavorarla a 2 fili. Verrà un pochino più sottile, naturalmente meno sostenuta. E quindi vi alzate sempre con una catenella per girare il lavoro e andate sempre a lavorare la costa qui dietro. In questo modo, facendo attenzione a non prendere la costina sotto, altrimenti rovinate la lavorazione. Mi raccomando, quindi prendere bene la costina, questa, e non stando molto attenti a non prendere quella sotto per sbaglio. Perché se fate questo errore qui, poi il lavoro a tubolare non cioè succederebbe che queste 2 costine si appiccicherebbero e quindi non ci sarebbe più l'elasticità del lavoro. Quindi vi lascio continuare così e
e tra poco vi dico per quanti centimetri ho lavorato e poi vedremo come unire il collo allo scollo del nostro maglioncino. Io ho realizzato un bordo così appoggiato nel tavolo, misura 47 centimetri, vedete? E che cosa faccio? Mi fermo qui con la lavorazione. Allora, tanto come vedete, come vi ho detto prima, è molto elastico. Voi dovete prenderlo, metterlo intorno alla vostra fronte, misurare appunto la circonferenza della vostra testa e ovviamente dovrà passarci ed essere anche un pochino più morbido. Io ho fatto appunto una prova lavorando questi 47 centimetri. Se vado a contare le costine qui, io ne ho 78, contando appunto in questo modo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi se io vado a contare le costine ne ho 78 e quindi i giri sono appunto 78 per 2, è il doppio, perché vedete, lavorando con giri di andata e di ritorno vengo a formare questa costa e quindi questa è una riga di un punto e quella all'interno è un giro e questo è un altro giro, quindi la costa conta un giro e quella parte in mezzo conta un altro giro. Ecco, io non vado a chiudere la lavorazione perché voglio vedere, e lo sto lavorando appunto assieme a voi, e metto un marker, quindi non vado a chiudere l'asola e a fermare il filo, perché voglio mano a mano montandolo intorno al collo vedere appunto se la circonferenza si adatta e al limite alla fine appunto quando l'ho attaccato tutto vedere se lavorare un altro pezzettino oppure se mi è sufficiente chiudere così o se andare a disfare anche qualche giro. Quindi mi riservo un attimo di verificare il bordo del collo, la larghezza strada facendo mentre lo vado a montare intorno alla circonferenza dello scollo. Poi che cosa ho fatto? Ho scontornato il mio collo con un giro di maglie basse. Qui vedete dei marker perché io sono partita unendomi col filo qui nella spalla, nel punto di unione dell'interno delle spalle qui, e ho realizzato delle maglie basse e mano a mano che le realizzavo ho iniziato soprattutto nei giri di andata qui in questo pezzettino a mettermi un marker come punto di riferimento e uno qui a specchio, vedete, esattamente contando le costine, vedete la costina del bordo e poi questa prima, e ne ho realizzato partendo da qui 16 maglie basse, poi ho fissato il marker, ne ho realizzate quindi alla fine 16 anche da questa parte. Mi sono partita da qui, ne ho fatte 16, poi qui ne ho contate 23 e qui ne ho realizzate 16 in modo da avere le maglie basse distribuite in modo uniforme, realizzando così 55 maglie in questa mezzaluna e poi proseguendo con il contorno del collo ne ho realizzate altre 16 da questa parte, 23 ed altre 16. Vi faccio vedere con uno schemino. Vedete, quindi sono partita da qui, ho realizzato le mie 16 maglie basse, messo il mio marker in modo da poter mettere il riferimento anche da questa parte, qui ho conteggiato che ne ho realizzate 23 e poi a specchio, quindi anche da questa parte ne ho realizzate 16, in totale quindi 110. Ho fatto la stessa cosa anche nell'altra metà. Allora, non è detto che voi dobbiate avere le maglie identiche per forza a quelle che ho fatto io, è un lavoro di semplice scontornamento del collo, ma che io ho preferito fare in questo modo per distribuire in modo uniforme e non a casaccio le mie maglie e quindi avere insomma un collo, una distribuzione regolare delle maglie, però insomma se ne avete una in più, una in meno, due in più, una in meno, non succede niente. Io ho cercato di lavorarlo un pochino stretto e in modo da contenere un pochino anche il collo perché la lavorazione è molto morbida e cede e quindi per cercare poi di contenere un pochino la circonferenza che non vada appunto troppo, che non si allarghi troppo, ma in ogni caso comunque adesso andremo a montare il nostro bordo del collo e lo farò assieme a voi, è la prima volta appunto che lo faccio e vediamo appunto se il bordino è sufficiente che ho realizzato o se devo andare a togliere dei giri o ad aumentarne ancora durante la lavorazione. Quindi posso andare a togliere i miei marker e partirò a lavorare il collo partendo appunto dal pezzo dell'inizio perché mi riservo appunto di eventualmente di lavorare ancora la parte
finale e vado ad iniziare la lavorazione partendo da quello che sarà il mio dietro del maglione, perché appunto poi la cucitura alla fine la andrò a fare qui e ovviamente questa sarà la parte che indosserò dietro al collo. Quindi adesso prendo il filo di mohair e il filo di merino, quindi lavoro a due fili per andare ad unire il maglioncino con il collo, lo scollo con il collo. Mi fisso la metà del dietro, nello scollo dietro, e faccio quest'asola. Prendo la mia asola e la porto fuori così, nell'angolino del mio bordo. Entro nella prima costina del bordo del collo, prendo la mia asola e la porto fuori, in questo modo. Ora mi avvicino al centro della mia maglia, qui, nella parte dietro, e con l'uncinetto entro, prendo il filo e lo porto fuori in questo modo. Porto fuori la mia asoletta. Ora che cosa faccio? Entro nella costina successiva del bordo del collo, prendo la mia asola e la porto fuori in questo modo. Rientro nella maglia bassa successiva, prendo il filo della base del collo, sono entrata e porto fuori la mia asola, la lascio un pochino lunga. Lavoro sempre in ogni costa, quindi vado a lavorare sempre in questa costa, poi in quella successiva, poi in quella successiva, qui dove ho questa sorta di trecine che si viene a creare. Quindi entro in qui, nel collo dove c'è la costina successiva, adesso ho lavorato su questa, adesso entro qui, in questo modo. Devo fare un po' di pressione perché prendo l'asola che ho lasciato, quindi rientro con l'uncinetto, tiro un pochino il filo e porto fuori la mia asola da questo punto. Ok? Dopodiché ripunto l'uncinetto nella maglia, nella base del collo successiva, porto fuori il filo e faccio così. Punto l'uncinetto, adesso sono entrata in questa costa, adesso vado nella costina successiva. Buco la costina così, prendo la mia asola e la porto fuori in questo modo. Questa è l'asola, vedete? Ecco qui. Dopodiché passo alla base del collo e dentro dove c'è la maglia bassa successiva, porto fuori il filo e tiro un pochino l'asola. Di nuovo rientro nella costina successiva, quindi in questa riga qui, entro dentro, faccio un po' di pressione con l'uncinetto, prendo la mia asola e la porto fuori, piano piano. Riprendo di nuovo la base del collo, entro dove c'è la maglia bassa, prendo il filo e riporto fuori il filo. Tiro l'asola un pochino in fuori e rientro nella costina qui alla base successiva. Punto l'uncinetto, prendo la mia asola e la porto fuori in questo modo. Sistemo un po' il filo, entro nella base della maglia. Prendo il filo e porto fuori, allungo l'asola. Di nuovo rientro nella costina adesso successiva, qui alla base. Prendo la mia asola, la porto fuori in questo modo. Rientro di nuovo nella maglia di base, prendo il filo e lo porto fuori da tutte e due le asole. Tiro un pochino la mia asolina. Di nuovo nella costina successiva rientro. In questo modo dovete avere un po' di pazienza per fare questo lavoro. Riprendo l'asola, tiro un pochino e la porto fuori. Rientro la base e procedo così avanzando con questa lavorazione. Vedete come si viene ad unire il collo con una cucitura molto bella ed invisibile? Guardate. Viene bellissima, proprio non si nota neanche l'attaccatura.
Questo è il risultato finale della cucitura del collo. Vedete che è molto bella perché la cucitura non si vede, è una cucitura diciamo invisibile, nascosta e sembra quasi appunto un lavoro di maglieria. Il consiglio che vi posso dare, essendo anche per me la prima volta che ho fatto questo tipo di lavorazione e questo tipo di cucitura per il collo, è quello di realizzare una circonferenza che poi proverete intorno alla circonferenza della vostra testa, che va da un minimo di 55 a un massimo di 60 cm. Quindi la circonferenza che voi dovete realizzare si aggirerà tra i 55 e 60 cm, a seconda anche se vi può piacere magari il collo un pochino più accollato o un pochino più morbido. Una volta realizzata appunto la vostra circonferenza, l'andate già a chiudere circolarmente e andate a fissare con dei marker, perché è più semplice così rispetto a come vi ho fatto vedere io poco prima. E vi fissate con dei marker oppure con delle pinze nella parte del rovescio, appunto il colletto lungo la circonferenza dello scollo e mano a mano procedete con la cucitura, perché appunto andando a fissarvi da prima magari i due punti delle spalle, il davanti e il dietro, e poi con degli altri marker in tondo, vi è più facile realizzare appunto la lavorazione, la cucitura. E se non ve la sentite, perché insomma non è proprio semplicissimo, è la parte più complicata della maglia questa, se non ve la sentite di realizzarla con la cucitura che avete visto, che vi ho mostrato, potete sempre farla come appunto per l'unione delle spalle o degli altri punti della maglia, potete farla con l'ago e filo, oppure per chi ha le prime armi e magari non si sente di fare un collo così impegnativo, può sempre optare per lavorare a maglie in costa e quindi andate a vedere il video della maglia a goccia d'oro e una volta scontornato il collo, procedete creando il colletto con delle maglie alternate in costa davanti e in costa dietro. Sicuramente sarà più semplice per chi ha le prime armi chiudere il collo in questo modo. Io ho voluto provare appunto questa nuova tecnica e questa nuova cucitura per restare un po' più in tema anche con il discorso dei polsini e della base della maglia che ho realizzato a maglie basse e a maglie bassissime, e quindi volevo insomma adattare un metodo così un po' diverso dal solito per cambiare, per avere anche un lavoro diciamo più vicino a quello che potrebbe essere un lavoro di maglieria o fatto a ferri. Anche per oggi il nostro video tutorial è giunto alla fine. Spero che questo maglioncino vi sia piaciuto, di avervi dato una nuova idea per passare il tempo, magari anche durante le prossime feste natalizie in arrivo. Come sappiamo tutti, tra pochi giorni è Natale e quest'anno sarà un Natale molto particolare per tutti. Noi non dobbiamo mollare, dobbiamo tenere duro, dobbiamo essere positivi, e pensare che in questo momento il dono più grande veramente è la nostra salute, la nostra, quella dei nostri cari e la salute di tutti. Speriamo appunto di passare questo periodo e i mesi a venire, che saranno penso altrettanto duri, rispettando appunto tutto quello che c'è da rispettare e pensando che la cosa più importante appunto è la salute e bisogna gioire veramente in questo momento, credo, soltanto delle piccole cose che abbiamo, dei nostri affetti e superare questo momento. Non c'è altro che credo si possa fare. Quindi io vi mando un grandissimo augurio a voi, a tutte le vostre famiglie e vi ringrazio tantissimo per la fiducia che mi date ogni volta anche nelle anteprime, quando vi pubblico le prime foto dei miei progetti e di tutto questo calore appunto che sento. Vi ringrazio a tutte per seguirmi da tutte le parti del mondo, vi mando un grandissimo abbraccio e un arrivederci a presto. Auguri di buone feste e buon Natale. Ciao ciao!